La principessa del Galles ha visitato venerdì il Center on the Developing Child dell'Università di Harvard in una gita solitaria. Un royal fan ha pagato $1,000, 813 sterline, per viaggiare dalla Virginia per vedere la principessa del Galles durante la sua visita all'Università di Harvard a Boston, nel Massachusetts, secondo un corrispondente reale. Scrivendo su Twitter, Matt Wilkinson, il royal editor di The Sun, ha affermato che la principessa è stata accolta calorosamente durante la visita dai sostenitori. Ha aggiunto che la fan donna che aveva speso $1,000 per vedere la duchessa di Cambridge ha detto che valeva ogni centesimo. Ha detto: la principessa del Galles saluta oggi i sostenitori ad Harvard. Un fan ha speso $1,000 per viaggiare dalla Virginia per vedere Kate. Ha detto valeva ogni centesimo. Il Centro sul Bambino in via di sviluppo guida la ricerca e lo sviluppo per informare meglio le politiche in relazione ai bambini che affrontano le avversità. La Royal Foundation e il Royal Foundation Center for Early Childhood hanno entrambi un rapporto con il centro. Durante la sua visita, la principessa ha parlato con i ricercatori di quali progressi scientifici potrebbero essere fatti per migliorare la vita dei bambini di tutto il mondo. La sua visita riflette l'interesse e il sostegno a lungo termine del Reale per il campo dello sviluppo dell'infanzia. Mentre parlava con i ricercatori, Kate è stata vista prendere diligentemente appunti. La duchessa ha indossato un audace abito pied de poule nero e blu di Emilia Wickstead durante la visita. Incluso con il vestito c'era un colletto e una sottile cintura abbinata che si stringeva in vita. Ha abbinato una mini borsetta celeste. Décolleté giambito rossi in camoscio nero e orecchini a cerchio Liv Thurlwell dorati. La principessa ha firmato il libro degli ospiti della prestigiosa università, facendo eco alla visita di Re Carlo all'istituzione della Ivy League nel 1986. Dopo la visita delle duchesse, Jack Shonkoff Center, direttore del Center on the Developing Child di Harvard, ha affermato che il reale lo aveva ispirato.